Il mazzo che andremo a vedere oggi mi ha riportato a top 1000 e inaspettativamente è stato proprio quel balordo del Quentin ieri sera in live che mi ha fatto provare il mazzo e ci ho tryhardato un bel po' e gira, regà. E tra l'altro in questo mazzo ci sono le due carte che sono presenti nelle spot, Nonna Mora, ovvero il cavaliere e Scala. Prima di iniziare vi ricordo qui sotto in descrizione ci sono tutti i link inerenti, vi ricordo l'iscrizione al canale come sempre, siete fantastici, andiamo con il contenuto perché oggi ci divertiamo. Il mazzo l'ha rinominato il Boon Quentin, infatti, Pakela, ok? Perché come abbiamo detto ieri nel precedente video, e vi ricordo di recuperarlo se ancora non sapete cosa fare per le spot, ve lo lascio sempre qui nelle schede, il cavaliere. Finalmente, un bel mazzo che non ha Ela. E non c'è persona più contenta di me in questo contesto, perché il cavaliere, ve l'ho detto, è una carta che a me è sempre piaciuta. E tra l'altro posso sfoggiare. È godurioso sfoggiare il mio gold. È l'unica carta gold che ho, il mio infinata, capito? Perché? Perché ci ho buttato l'ira di Dio per prendermi sta roba. Comunque, come funziona il mazzo? Abbiamo il cavaliere, abbiamo tutte le nostre robe potenti e interessanti da riprendere con Ghost Rider. Ok, abbiamo la spada d'ebano. Abbiamo la combo del Lich col Blink. E vi ricordo questo mazzo fino a domani che escono gli OTA. Giocatelo, perché poi perde un sacco, capito? E ovviamente armor, raga, non sottovalutate armor perché ho notato che mettendo questo mazzo sto incontrando una mitia di destroy. E non potete capire già al turno 2 quando gli faccio armor su Deadpool come se ne vanno. Frate, 1222, capito? Fino a ieri stavo veramente con le pezze dietro al cazzo. E tra l'altro il fattore della combo con il Lich e la Blink che dà un qualcosa in più al mazzo, ok? Bello il cavaliere, ma io gli gioco Jeff, sai? Ma gli gioco Jeff. Il cavaliere, metti che noi ci abbiamo subito una bella combo. Per esempio, se tu mi dai Blade, non mi dai Blade, io devo giocare il cavaliere per forza. Ovviamente non sto qui a dirvi che la combo più forte con la spada d'ebano è scartare niente po' di meno che l'infinata. Siamo stati sfortunati, ovviamente, nei turni principali a non prendere nessunissima carta come Blade e Lady Sif, ok? Sì, bricca, il mazzo bricca, ma perché ovviamente bricca, non possiamo pretendere che giri come deve girare. Non lo so, tipo un bounce o un qualsiasi altro mazzo che Wospen così è buffo, ok. Tempo, bello. Jeff allora. Jeff, snap, ovviamente. E poi vediamo. Io sarei tentato anche di fare la Jubilee. Ho detto Jeff e non Lich. Vabbè, facciamo il Lich. Siccome lui c'ha Wospen, a me viene da pensare che tu abbia un reveal in qualche modo. Con Wong, perfetto. Capito? Capito il Lich? Hai capito il Lich? Quindi, Jubilee. Eh sì, frate, mi dispiace, lo so. Puoi maledirmi quanto vuoi. Jubilee. Vediamo che ha top beccato, tra l'altro. Bello armor. Ma non facciamo nulla. Non facciamo nulla, abbiamo solamente carte pesanti. Però io gli butterei Magneto, sai? Glielo butterei Magneto. Infatti si ritira. Oh, era una mano pessima. Abbiamo briccato malissimo, ma in qualche modo il Lich ci ha salvato la vita. Il Lich! Non mi dire che nel video hittiamo top 1000, che sono... comunque, ho finito il passo. E tra l'altro questo mese, forse relativamente tardi, ok? Perché già lo scorso mese, alla seconda settimana di spot, l'avevo già finito. Boh, non lo so, non mi ricordo. Onslaught, vivente. Questa è una bella sfida. Questa è una bella sfida perché il nostro Lich non gli può fare successivamente nulla. Ok, quindi dobbiamo andare con la potenza. Per forza. Andare con la sua potenza. Sperando che non abbia chissà quale combo in mano. Bello armor. Glielo buttiamo qui. E speriamo. Allora, intanto si deciderà tutto se lui gioca Ravonna adesso. Perché Ravonna è una carta molto, molto, ma molto forte per il vivente, regà. Da quando non c'è stato Zabbo è un qualcosa di allucinante. E ho visto comunque che il mazzo è stato provato da moltissime persone. L'Adler, ok. Allora è un coso, come cazzo si chiama? È un ultra. Ma è gustoso fare questo. È gustoso fare questo. È gustoso. Però mi dovrebbe dare Ghost Rider, frate. Se non mi dà Ghost Rider, io sono fregato. Capito? La tentiamo, tentiamola, dai, tentiamola. Tentiamo lo Slout, che non ci interessa, più Scar, bene. Scar è la carta che comunque io voglio scartare il meno possibile, perché veramente certe volte l'ho giocata a zero.
certe volte con qualche campo a favore l'ho giocata veramente a zero. Era pure giusto fare il cavaliere, ma no, non ce la facevo col tempo. È troppo tardi a scartare in questi casi. Leech, dai, Leech. Allora, o ci prende Ghost Rider e godo, oppure ci prende Blink e godo due volte Ghost Rider. Dai, ci sta, ci sta. Devo giocare il cavaliere qui? Sì, tempo. Sai che? Sperando che io gli abbia beccato Ultron in questo caso. Vabbè. Ghost Rider, dai, sì, Ghost Rider ci sta. Ghost Rider ci sta. Poi vediamo con Magneto cosa fare. Blue Marvel, frate. Qui è tosta. Qui è tosta. Scar, ok. Non lì, frate. Non lì. Al centro che cosa gli butto io? Al centro che cosa gli butto? Magneto. Magneto io qui perdo 100%. Che gli sposto qui? Niente. Relativamente nulla. È persa, mi sa. È sempre persa. Vabbè, Magneto, dai. Facciamolo ugualmente, Magneto. In due cubi li perdiamo. Ma perché dovevi perdere i due cubi? Dici tu per scoprire. Ma lui c'ha un slout, frate. Lui c'ha un slout. Slout e vince. C'è niente da fare. Allora, ragionando, se lui gioca slout a 25 più un ulteriore più 4 più 3. Più 3. Mi sa che non è slout, è Scar. Leech. Wasp. Diciamo che la Mockingbird gli ha salvato tutto. Gli ha salvato tutto. Il doppio Blue Marvel è stato devastante. Il cavaliere, bello. Armor subito, Jeff. Baronia, frate. Baronia con il nostro mazzo. Insomma. Non lo so. Non so se a me conviene fare subito Jeff. Metti che lui ha qualche cosa tipo Black Widow per bloccarmi. In predict. Sai che non ne ho idea. Perché no? Perché no? Ci copiamo Jeff intanto. Non voglio sorprese attualmente, guarda. Perdere una location così sarebbe veramente stupido. Domino turno 2, bello. Ok, va bene. Titano. Non ho niente da scartare. Va bene, armor. Giochiamo armor, vedi come bricca il mazzo. Nocturna. Interessante sta roba. E io sono forzato a fare Jubilee comunque. Io devo sperare che Jubilee mi dia qualcosa di interessante per poi fare Blink, esatto. Per poi fare Blink, sì. Il problema è sulla barona di sinistra, è cosa di gioco. Ehi. Non posso fare Blink, molto bene. Molto bene, Infinauta. Tipo Leech. È in vantaggio lui di non so quanto. Vabbè, di non so quanto è in vantaggio lui. Skippiamo? Il problema è che qui noi non vinciamo mai. Però sai qual è il punto? Lui ha Nocturne da spostare. Se io sposto qui, vado a 15. Lui se sposta due Nocturne, vince. Il problema è uno. Se lui sposta le due Nocturne sul castello di Zemo, è finita. Ah, e noi non gli diamo la carta, ovviamente, sul castello di Zemo. Questo è. Oppure ci sarebbe da fare Magneto. Oppure ci sarebbe da fare Magneto, sì. Oh, fate Magneto però. La voglio rischiare con Magneto. Diciamo che l'abbiamo rischiata bene. Quello è il Red Dwarf.
Magneto, frate. Magneto, mamma mia che ha salvato Magneto. Balordo, che cosa fai? Dammi i tuoi cubi. Vedi, vedi, vedi. Vedi, Magneto comunque è la carta che più mi piace in questo mazzo, perché veramente o con Wong oppure con Cosmo in qualche modo gli tiri robe, tutte le robe gli tiri, capito? E tra l'altro io voglio sapere una roba, se ci sta qualcuno che sta vedendo il video che ha pullato la mora, mi potete far capire cosa ne pensate se avete provato una mora, appunto? Vi prego, regà, vi prego. Io sono troppo curioso perché ieri in live abbiamo beccato un po' di Namora contro e non ha vinto neanche mezzo game. Ora, o lo stavano provando così per chillare, oppure, capito? Oppure no. Armor comunque su Washington DC mi sembra veramente gustosa come roba. Anticopi, ok. Allora, Lady Sif, mi dai qualcosa da scartare, frate, che così possiamo fare robe? Chiedo. No. Ok, ma un game che mi gira come dovrebbe, comunque, per far vedere la potenza del mazzo, me lo potresti fare un attimo, no? Che io prendo e abbandono, perché questa è una delle manovre pessime che poi... Esatto, fratello, esatto. Leech into Blink, magari. Molto bene. Molto bene. Eh sì, frate, qui per forza ti devi ritirare. Non devi essere ingorto, devi essere realista. Perché il bro Jean Grey più Cosmo non puoi fare nulla. Non puoi fare nulla con un mazzo del genere. Capito? Devi solamente subire. È giusto così. Jeff, dai. Frate, adesso comunque la mano è un pochino più è più spicy la mano. Mi serve Lady Sif, non Blade. Per forza di DC, per non Blade, capito? Comunque c'è una roba che ogni volta che devo registrare il video, ogni volta puntualmente le mani vanno così. Vedi, vanno proprio così. Così. Così, a non poter usare nulla. Cioè sembra che si allineano gli astri per far sì che questo io non devo consigliarlo come mazzo. Ma non mi avrete mai. Blade. Che non posso giocare. Io devo fare Blade. Lo posso fare anche turno 5, eh? Vede Ghost Rider. No, perché vado... Capito? Allora, Jubilee. Facciamo Jubilee. Io spero. Di Siffa. Oppure metti che... ma metti che Jubilee mi fa pescare di Siffa che mi scarta in finale, così che poi turno 5 faccio Ghost Rider e faccio roba. Metti che mi fa sta roba. Anche perché poi che c'ho da prendere? Potrebbe essere gustoso il Leech. Sentry. Molto bene. Quindi io devo andare a chiudermi il più possibile sul campo infernale. Molto bene, molto bene. Molto bene questa cosa, molto bene. Ora. Madonna, frate. Qui è godereccia la situazione. Qui la situazione è godereccia. Perché io lì vinco, se vogliamo. Io lì vinco, se vogliamo. Facciamo Blade, possiamo anche tentare il Magneto, sai. Il re del magnetismo per cercare di fare robe, sai. Sì. Magari al centro Magneto, perché lui qui ha il Void verde. Io uno snappettino lo farei comunque, perché ci abbiamo anche l'aprio. Lui non può togliersi il Void, perché noi gli facciamo armor. Ok. Poi, giocando Magneto al turno centrale, al mid, no? Al turno 6, gli spostiamo tutto. Spostiamo tutto. Ok. Ok. Guarda il balordo, guarda il balordo. Cominciamo. Oddio, insomma, frate, sai che forse sarebbe meglio buttare Magneto qui? Sai che forse sarebbe meglio sta roba? Perché se lui fa cannonball non ci frega nulla. Noi qui pareggiamo, anzi no, qui vinciamo, tra l'altro. Quindi Magneto qui mi sembra un'ottima play. Capito? Vediamo se regge. Infatti si ritira. Victory. Ragazzi, mi voleva fregare il profix. Guardalo, GG fratello. GG.
Bella play. Bello, bello le missioni. Dammi tutte le missioni che vuoi. Andiamo avanti, andiamo avanti, andiamo avanti, andiamo avanti, andiamo avanti, andiamo avanti. Che mazzo state usando, Balorti? Che mazzo state utilizzando questo? Che mazzo vorrete utilizzare questa settimana? E cosa ne pensate dei leak degli Oda? Fatemelo sapere. Io sono molto contento di questi leak. Molto contento. Cioè, non sono contento che sono stati leakati per l'ennesima volta per 2 settimane di fila. Quindi GG per chi sta dentro lì che vede queste robe e chi si occupa della sicurezza di sti file. Gli vorrei dare un abbraccio virtuale perché penso che ne prenderà le conseguenze di tutta sta roba. Oh, mazzo specchio, fratello. Mazzo specchio. Io una snappatina te la farei, sai? Una snappatina e lui si ritira. E beh, vabbè, non possiamo concludere il video a pieno? Chiedo. 1172. Bello. Fa molto piacere questa cosa. Oh, dai. Io ci credo alla cosa. Possiamo infrangere la regola che ogni volta che devo concludere un video è così. Devo perdere? Eh? Lab. Dammi qualcosa di interessante. What? Vedi, ma poi guarda, vedi che non ha senso sta roba. Ma dammelo con l'effetto, capito? Così che almeno mi fai, capito? Mi rendi la roba tutto molto più utile. Guato. Eh? Madonna se vinco con Guato, frate. Guarda che bello, guarda che bello. Guardatemi What If, raga. È bellissimo l'osservatore con What If. Sembra veramente gigante. Poi penso che sia piccolino questo. Non lo so. Non lo so, è una prospettiva che inganna, è ingannevole. Ah. A faccelo, cazzo. Ma niente, io lo gioco per forza. 1-3... Ah no, io devo giocare Magneto, ragazzi, non scherziamo. Lo butti così, Kraven. Molto bene, abbiamo giocato subito Magneto. Pop Summer, Jeff. Oddio, forse molto bene, non tanto e non quanto, visto che... Ecco qua, asteroide. Fortunatamente che Kraven l'ha settato lì. Fortunatamente sta roba. E armor, allora. Ce lo buttiamo su Magneto così ce l'abbiamo bello coperto. Spostami l'arma. Non Magneto. Ma spostami Magneto. Perfetto. Inutile. E Nightcrawler. Perfetto. Frate, se questo mi batte con il move è finita. Ma io non riesco a scartare nulla. Mi dai infinata. Ole. 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 Oddio, potrei anche pensare di fare Jubilee. Vedi che ogni volta vado a questa situazione qui, che c'ho Blade con Ghost Rider, io perdo un turno facendo Blade solamente, frate. Io perdo un turno. Perdo relativamente un turno, devo fare Jubilee. Hai capito? Gustoso. Gustoso, sì. Laboratorio Gamma non ci interessa, Silca. Fammi giocare, frate, non posso... posso giocare invece, è come se posso giocare. E come se posso giocare Blade Scar. Magari Scar lo buttiamo qui, sai. Io non penso che... vabbè, che non c'è più asteroide. Che non c'è più asteroide. Vai. Così che poi noi giochiamo la spada. E vabbè. E poi c'è da capire. Poi c'è da capire, frate. Perché io non concludo niente. Qui si va a vedere chi gioca meglio. Ora. La vedo molto brutta questa. La vedo molto brutta perché lui c'ha Red Dulk settato e si prende il più 4. Lui va subito a 22 ma sposterà sia Jeff che Nightcrawler qui. Per forza. Non lo so, frate. Onesto. Perché io devo a sto punto puntare a Ghost Rider e faccio 3 punti in più. Ma se io punto qui, no? Se io punto qui e lui sposta questi due, io come vinco poi? Come vinco? Devo sperare che si vada per differenza. Se si va per differenza a me conviene fare questo. E lui si ritira. E lui si ritira. Molto comodo questa cosa, molto bene. Più 4, arranchiamo un altro po' di punti. A posto così. Hai capito? Cioè, con la roba che tu gli scarti quell'infinauta e c'è il cavaliere settato, gli metti una pressione addosso al bro che non ha idea. Infatti si ritirano poi.
Capito? Provate il mazzo, è molto divertente. Ci è girato veramente male oggi. Comunque poteva girare veramente molto, però ci siamo cavati abbastanza bene. Bella lì, ragazzi. Ci vediamo domani.